dobbiamo essere ancora più incisivi in questa fase e per questo motivo noi abbiamo implementato il servizio di controllo del territorio, oltre che attraverso l'attività della Polizia Municipale, anche con l'utilizzo di un drone che ha sorvolato le zone considerate più critiche della città, Parco del Sole, il Parco del Castello, insomma le aree verdi, i luoghi di incontro della città, e devo dire che le immagini che ci sono state restituite dicono di una comunità che è abbastanza accorta, di una comunità che sta attenta, però dobbiamo fare ancora di più, ci sono ancora persone, io capisco l'esigenza di passeggiare, di prendere una boccata d'aria, di sgranchirsi le gambe, di godere un po' di questo sole meraviglioso, però dobbiamo farci forza, dobbiamo essere rigorosi con noi stessi e dobbiamo ridurre davvero all'indispensabile le uscite di casa. Abbiamo riorganizzato il sistema dei trasporti prevedendo la soppressione delle fermate intermedie per i pullman del trasporto extraurbano, che adesso potranno fermare solamente in prossimità della questura, al terminal naturalmente, e nei pressi del motel. Questo al fine intanto di operare dei controlli più serrati sulle persone che utilizzano i mezzi di trasporto e quindi si muovono, ma anche per avere dei punti specifici di sanificazione più puntuale. E abbiamo chiuso anche il tunnel del mega parcheggio perché c'erano delle medie di frequentazione di una, due, zero persone al giorno, e quindi abbiamo deciso di chiudere in maniera tale da dirottare altrove le risorse disponibili per la sanificazione e per la vigilanza. E proprio per quanto riguarda la sanificazione, abbiamo chiesto ad ASM di incrementare questa attività, che verrà portata anche nelle frazioni e soprattutto nei luoghi aree verde, panchine, luoghi di incontro, soprattutto a ridosso di uffici postali, di banche, perché abbiamo valutato che le persone più anziane non fanno ricorso all'home banking, al web per gestire le operazioni economiche, ma ricorrono al contante, quindi devono recarsi negli sportelli bancari o postali per ritirare i soldi, e quindi abbiamo cercato di utilizzare questa misura di contenimento, soprattutto perché gli anziani sono le persone più esposte.